Come Regione Marche in questi anni abbiamo investito tantissimo sulla promozione della mobilità sostenibile, tanto che abbiamo approvato il piano della mobilità elettrica, il piano della mobilità, dove sono comprese le tante piste ciclabili sia per quanto riguarda la ciclovia adriatica che le ciclovie lungo le valli. E a questo proposito, proprio in questi giorni sono usciti due bandi molto importanti, appunto, che sostengono la mobilità sostenibile. In particolare un primo bando rivolto ai comuni sotto i 20.000 abitanti, che scadrà il 23 di novembre, un bando che ha una quantità di risorse di oltre 800.000 euro, è appunto rivolto ai comuni sotto i 20.000 abitanti che vogliono realizzare percorsi ciclabili, quindi piste ciclabili, fare la manutenzione di quelle esistenti o anche per mettere ad esempio in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Dall'altra parte un ulteriore bando di 828.000 euro, che scadrà il 7 dicembre. Questo invece è rivolto alle attività private, e in particolare a quelle attività che hanno un accesso di tipo pubblico, ad esempio attività commerciali, artigianali, negozi, attività turistiche, ricettive, cioè tutte quelle attività che vogliono installare delle colonnine elettriche. Penso che siano due risposte importanti e mi auguro che siano tante le attività che decidono di partecipare a questo bando.